Bentrovati nel nostro consueto spazio di approfondimento ai nostri telespettatori. Accanto a me c'è Beppe Gandolfo, giornalista Mediaset nazionale, che racconta tutti i giorni, insomma, Torino, il Piemonte, ciò che accade nel nostro territorio. E Beppe Gandolfo, ben ritrovato, perché è ritrovato nel senso che è iniziato la sua carriera qui a GRP, la sua carriera televisiva, e quindi per noi è un piacere ospitarlo, insomma, averlo di nuovo con noi. Anche per me certamente, anche perché è un ritorno alla notte dei tempi, era il 78 credo, e GRP era ancora in via Camerana, in traversa di Corso Stati Uniti, e io iniziavo proprio i primi passi della mia carriera giornalistica e iniziai con una rubrica che andava in onda di notte su GRP, si chiamava I giornali di notte, una sorta di rassegna stampa ante litteram. Sì. Bene, allora, bentornato dunque, ma a presentare che il suo libro, che è un anno in 2015, un anno in Piemonte, che è questo libro, che poi ora ormai è anche un blog, ma nasce, che edizione è? La Quattordicesima. 14ª. Quindi da 14 anni Beppe Gandolfo racconta in un libro che cosa è successo. Perché c'è questo bisogno di raccontare nel mondo della comunicazione come quello di oggi? Io credo che il libro nasce nel 2002 per una mia esigenza personale. Avevo, come tutti noi, la memoria molto corta, non mi ricordavo di alcuni fatti, di alcune date, di alcuni momenti importanti del Piemonte. E allora ho cominciato a mettere da parte giorno per giorno le notizie dall'ANSA, dagli articoli di giornale, dalle radio, dalle TV, i miei servizi a mettere da parte per fare appunto una sorta di memoria. Grazie alla NC Communication, che è la casa editrice che ha creduto in questo progetto, siamo giunti alla 14ª edizione. Ma è indispensabile per la nostra lavoro, senz'altro. Ma è indispensabile per conoscere dove era il Piemonte, dove sta andando, in che punto è, a che punto è in questo momento. Se oggi ci facessero a bruciapelo la notizia più importante degli ultimi 20 anni dal Piemonte, credo sia stata la morte di Giovanni Agnelli, no? Questo personaggio che ha segnato la storia dell'Italia, in particolare di Torino e Piemonte. Quando è avvenuto? Il 24 gennaio, forse ce lo ricordiamo tutti, ma in che anno è più difficile. Allora ci si comincia a dire, ma non so, forse 2002, 2003, no, era il 2004, questo lo posso dare con certezza, però abbiamo perso questa capacità di fare memoria dei singoli avvenimenti, piccoli e grandi. Allora questo libro è un piccolo strumento per poter ritrovare ogni anno quanto è accaduto, le notizie più importanti, ma anche una riflessione, ma anche approfondimenti di cui si ha sempre più bisogno. Forse le prime edizioni erano molto più piene di notizie e meno di approfondimenti, oggi le notizie sono proprio ridotte all'osso, ma andiamo un po' a fondo per capire che cosa sta succedendo in questo Piemonte. Appunto, lo dicevo prima della registrazione di questa trasmissione, ricorda, facciamo un po' ricordi classici, Tacito con la sua idea di storiografia, che era in realtà era un giornalismo quasi, Esatto. e che però permette di avere una visione d'insieme. Infatti, così si può capire non soltanto il singolo fatterello, ma dove sta andando il Piemonte, che è successo quindi in Ma di Piemonte. fatti io porto sempre questo esempio banale ma drammatico. In questi 14 anni raccontiamo di chissà quanti cambi al vertice della Fiat, da Paolo Fresco a Cantarella, da Montezemolo a Marchionne adesso, a Umberto Agnelli, Romiti, tutti quanti sono passati in questi anni e tutti che continuavano a dire la fine del tunnel, vediamo già la luce alla fine del tunnel, il peggio è passato, la crisi è finita. Io non so se la crisi è finita o meno, so che quando abbiamo iniziato a scrivere questo libro i dipendenti della Fiat a Mirafiori erano circa 50.000, oggi sono circa 5.000. Una città intera come 45.000 persone è sparita dall'oggi al domani. E questo è significativo e noi non ce ne accorgiamo travolti ogni giorno da ogni notizia. È arrivato un nuovo amministratore, ecco, la crisi è passata, il peggio è passato, vediamo la luce in fondo al tunnel, adesso vedrete che. Ma intanto c'è stata un'erosione di 45.000 persone che hanno lasciato gli stabilimenti di Mirafiori senza che noi quasi quasi ce ne accorgessimo. Allora il prendere in mano questi 14 libri, 15 o comunque andare sul sito che li raccoglie tutti, andare a vedere, ti accorgi passo per passo come è cambiato questo Piemonte. Certo, ecco appunto, com'è cambiato questo Piemonte allora? E se noi raccontiamo il 2015, ci accorgiamo che il Piemonte nel 2015 ha avuto milioni di pellegrini per Torino in particolare, per la visita
alla Santa Sindone, ci sono state centinaia di migliaia di pellegrini che hanno seguito la due giorni del Papa a Torino a giugno, in un nuovo museo egizio, la Reggia di Venaria, successi straordinari per le mostre alla Galleria d'Arte Moderna, alla GAM, e al punto che arriviamo a fine anno che il New York Times mette Torino fra le 52 città che vale la pena visitare nel mondo. E questo chi mai l'avrebbe pensato un po' di anni fa, un po' di decenni fa, quando era la città fabbrica, la città della grande industria e niente altro. Oggi invece Torino, vuoi nel 2014 il Piemonte con la nomina di Piemonte, Liguria, di Langhe, Roero e Monferrato, patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO, vuoi con i risultati del 2015, è una delle tappe fondamentali del turismo nel mondo. Torino non sarà mai Venezia, Firenze o Roma, ma certo è che se cresce il settore turismo, cultura e di parimenti riprende l'industria, beh, forse Torino e il Piemonte potranno ritrovare un po' di significativa ricchezza per la regione e per i singoli cittadini. Abbiamo parlato quindi di economia, di turismo, parliamo anche un attimo di politica. Adesso ci saranno le elezioni il prossimo anno, che cosa... le elezioni comunali, però insomma la regione intanto appunto Chiamparino sono stati respinti i ricorsi, va avanti, vedo anche qui. C'è il 2015 che raccontiamo in questo libro e racconta, diciamo, se non la parola fine, una parola importante per quello che riguarda i ricorsi dal punto di vista delle firme false, sì, chiamiamola così. E quindi Chiamparino che può finalmente iniziare a governare sul serio questa regione Piemonte, ma certo è che è una regione che sta per vivere un 2016 che sarà caratterizzato dalle elezioni del Consiglio Comunale e quindi del rinnovo del sindaco di Torino. Poi non ci rendiamo conto, il Piemonte è talmente esteso che in questo anno ci sono state centinaia di comuni che sono, certo, andati al voto, che hanno cambiato il sindaco, vuoi da quelli alle porte di Torino come Venaria, vuoi con altre città invece che hanno cambiato il sindaco, magari più piccoline, piccole realtà. La politica è in continua evoluzione, certo è che è una politica molto diversa da quella in cui qualche anno fa in Piemonte c'erano Presidenti della Repubblica, ministri, sì, personaggi importanti. Oggi a livello nazionale stentiamo un po' a contare qualcosa, ecco. Sì, sì, sì. E poi la cronaca, vedo, beh, c'è Elena Ceste, no? Insomma, che è un caso che ha veramente condizionato i palinsesti televisivi. Certo. Beh, Elena Ceste è stato il fatto del 2015 che maggiormente ha, ma già nel 2014 ha tenuto banco, proprio perché è molto difficile spiegare, infatti, le ragioni per cui alcune notizie diventano più importanti, altre meno, diventano dei casi. Qui certamente c'era questo aspetto di una, di un paesino paesone, nel senso che è, ma non è una grande città come Castiglione d'Asti, una donna con quattro figli, questa è la caratteristica principale che ha colpito, una mamma di quattro figli uccisa, prima sparita nel nulla, non si capiva, è fuggita lei, no, l'hanno ammazzata, poi ritrova il cadavere, possibile che sia il marito, e allora lì si apre il processo, viene prima arrestato, poi processato e poi condannato. Certo è un caso che ha diviso completamente l'opinione pubblica fra innocentisti e colpevolisti e continuerà a farlo sebbene ci sia già stata una sentenza di primo grado. E poi l'Eternit, no? L'Eternit è una delle pagine più drammatiche che mi è toccato seguire in questi anni, proprio perché per il numero delle vittime, oltre 2500, per il fatto che non sia assolutamente finita, anzi perché il picco dei morti per mesotelioma, quindi conseguenza della respirazione di fibre di amianto, si avrà nel 2025 sostanzialmente, quindi è tutto un mondo ancora in evoluzione che sta per esplodere, che ogni giorno tocca famiglie di Casale, di tutta la zona, non soltanto di gente che ha lavorato all'Eternit, ma anche di gente, certo, che semplici cittadini casalesi. La sentenza che è arrivata dalla Cassazione, che annulla tutto per prescrizione, è stata una delle pagine più brutte che abbia mai dovuto raccontare, proprio perché c'era gente che non cambia nulla un risarcimento o meno, però è proprio il dire la tua morte, la morte di quel tuo caro, di quel tuo parente, di quel tuo marito, moglie o figlio, non è servita a nulla, ecco. Sì.
Adesso si riparte, certo, con un fronte diverso, con non più il reato di disastro ambientale colposo, ma per i singoli omicidi uno per uno, però certo nel 2015 c'è stata una botta pesante con la sentenza della Cassazione. E insomma, veramente davvero, ricordato il Papa, vabbè, insomma, i pellegrini per la sindone così, ma insomma un Papa così amato che a Torino ha apprezzato la città, no? E ha incontrato i salesiani, ha incontrato molti giovani, tantissimi giovani, una sorta di mini GMG è stata definita. Beh, sai, questo qui ogni anno scegliamo un po' un tema di copertina, sì. Quest'anno c'è il panorama di Torino, l'anno scorso c'erano le Langhe, Langhe Roero e Monferrato, e due anni fa i colori bianco e giallo, perché il Papa, è vero, certo, che sono la bandiera del Vaticano, ma il Papa ecco, è piemontese, ecco, il Papa è nato a Buenos Aires, ma le sue radici sono nel Monferrato, nell'Astigiano, sì, ecco, e quindi per lui è stato veramente un ritorno a casa, è stato un incontro anche con i familiari, ma più di una volta nell'arco dei suoi interventi gli è uscita qualche frase in piemontese, la poesia del poeta piemontese Nino Costa, insomma si sente che lui, le sue radici sono qui, e anche il suo modo di comportarsi, credo anche quel suo profilo basso, l'usare le scarpe anche risuolate, non grande ostentazione, sono frutto delle sue radici piemontesi. Certo. E poi siamo in chiusura, ma non possiamo, credo anche per motivi personali, dire, diciamo, in qualche modo un ricordo per Don Rabino. Beh, il 2015 ha segnato parecchi brutti lutti per il Piemonte, certo, se ricordiamo la morte di Michele Ferrero, certo, un grandissimo industriale famoso nel mondo, ma anche del ministro Vassalli, dell'ex ministro Conso, però quella che più ha toccato il sottoscritto è la morte di Donaldo Rabino, per anni cappellano del Torino, con cui ho scritto due libri proprio sulla sua esperienza di sacerdote impiegato, inserito così profondamente nel mondo del calcio. Se n'è andato a metà agosto nella sua oasi in montagna insieme ai suoi ragazzi, una morte improvvisa di cui non ci riusciamo a riprendere nemmeno ancora oggi. E si vede mentre lo dici, anche se facciamo i giornalisti seri, quindi facciamo finta di nulla, ma in realtà no. Succede. Il cuore c'è, il cuore batte, ci sono i momenti in cui è proprio difficile raccontare certi fatti, però mi sembrava giusto anche ricordarlo in questo libro e anche ricordarlo con tanti commenti, approfondimenti che hanno fatto su vari giornali e che abbiamo riportato sia qui nel libro 2015 Un anno in Piemonte, che abbiamo riportato nel sito www.unannoinpiemonte.com, nel quale ogni giorno discutiamo con i nostri lettori. Allora, invitiamo appunto anche i nostri telespettatori ad andare a dare un'occhiata al sito, naturalmente il libro 2015 Un anno in Piemonte. Grazie davvero a Beppe Gandolfo. Grazie a tutti voi. Venuti a trovare, lo riaspettiamo, magari non facciamo passare così tanto tempo. No, va bene. Un po' meno. A voi tutti un buon proseguimento.